del rivestimento definitivo per ciascuna canna, pari a 4 tratte di 60 metri. I tratti da ispezionare sono stati scelti dall'alta sorveglianza Quadrilatero. Le risultanze dei controlli hanno evidenziato che il rivestimento di calotta presenta spessori conformi a quelli teorici previsti nel progetto esecutivo approvato. E ad ogni buon fine, per fugare qualsiasi dubbio in relazione alle testimonianze anonime citate dagli onorevoli interroganti, la Quadrilatero ha esteso all'intera galleria La Franca la indagine georadar, già compiuta, come detto, su oltre il 20% della lunghezza complessiva. I rilievi in campo hanno avuto inizio in data 10 aprile 2015, i dati acquisiti necessitano di una elaborazione di laboratorio e la loro restituzione è prevista alla fine del corrente mese. Assicuro l'attenta verifica del Ministero Infrastrutture e Trasporti su tutte codeste azioni intraprese. Da ultimo informo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, per il tramite della Legione Carabinieri Umbria, in data 15 aprile 2015, ha richiesto alla società Quadrilatero Marche Umbria tutta la documentazione inerente alla galleria La Franca. La ringrazio, l'onorevole Galgano. Ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta la risposta alla sua interpellanza. Prego. Allora, sono quasi soddisfatta, nel senso che io la ringrazio per il lungo excursus rispetto ai controlli che sono stati effettuati, che però, come ribadisco, sono stati effettuati dall'ente che ha costruito e quindi manca il requisito della terzietà che è necessario per essere assolutamente sicuri che quello che è fatto corrisponde a ciò che è scritto. Ci sentiamo comunque rassicurati dal fatto che il Ministero verificherà quanto sta facendo la Quadrilatero per controllare, anche se non ci è chiaro sotto quale forma lo farà. Perciò noi le chiediamo l'impegno, sottosegretario, a venire nella commissione competente a documentare i risultati del controllo ed eventualmente faremo un'interrogazione nella commissione competente. Rispetto all'ultimo punto di cui lei parlava sulla indagine aperta presso la Procura di Spoleto, segnalo questo. È importantissimo fare luce, eventualmente ci fossero, sulle responsabilità, ma certamente un'altra cosa importante è garantire che l'opera venga realizzata celermente, perché come lei ha ricordato la Quadrilatero è in ritardo per varie vicissitudini che ne hanno caratterizzato la realizzazione. Allora, è molto importante che la magistratura accerti lo stato dell'opera per poi proseguire, ma fate quanto possibile perché eventualmente, se di sequestro si dovesse trattare, duri il meno possibile, oppure che ci sia un modo per evitare i fermi che i sequestri comportano. Noi crediamo che i collaudi dovrebbero essere i collaudi e i controlli dovrebbero essere affidati ad enti terzi. Capisco che i ministeri siano spesso visti come inefficienti, ma noi dobbiamo rivedere questa visione. Dobbiamo far sì che i ministeri siano posti trasparenti ed efficienti e quindi noi pensiamo che una struttura di collaudo e di controllo all'interno del ministero, vista la rilevanza che i controlli e i collaudi hanno per la sicurezza dei cittadini, sarebbe molto molto opportuna. La ringraziamo e appunto l'attendiamo in commissione. Passiamo ora all'interpellanza degli onorevoli Pesco ed altri concernente elementi e iniziative in ordine alle operazioni in titoli derivati effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di garantirne la piena trasparenza. È la numero 2940. L'onorevole Ruocco intende illustrarla? Onorevole Ruocco intende illustrarla, prego. Grazie. Buongiorno. Parliamo di contratti derivati e noi qui chiediamo
chiarezza e trasparenza, quindi anticipo che chiederei anche al sottosegretario una chiarezza nella risposta, perché è proprio questo il punto. Finora, nonostante indagini conoscitive, richieste di accesso agli atti, questa gestione, diciamo, rimane estremamente opaca.